Piazza Affari riesce a chiudere in territorio positivo una seduta difficile con il rialzo dello spread fra BTP e Bund tedeschi a 280 punti che ha pesato sul comparto bancario e sull'utility. A trascinare a rialzo l'istino milanese e quelli europei è stato l'annuncio che fra Stati Uniti e Messico è stato raggiunto un accordo su una bozza di intesa commerciale in sostituzione del NAFTA. Al termine della giornata FTSE MIB segna un rialzo dello 0,27%, a trainare l'indice Fiat Chrysler con un balzo di oltre 3 punti percentuali, ben intonate anche Moncler, Tenaris, STM, vendite invece su Unicredit, A2A e Poste Italiane.